oggi nuove uova. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi faremo delle bellissime uova in resina, con la resina che mi è stata inviata da Resin Pro. Proviamo a fare delle uova per celebrare la nostra Pasqua in maniera davvero davvero carina. Verranno fuori delle calamite molto molto particolari. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Ed eccoci pronti per creare le nostre uova calamita in resina. Allora, ci occorrerà innanzitutto la resina. Io sto usando la Resin Pro trasparente componente A in quantità di 100 grammi con componente B in quantità di 60 grammi, quindi 100 grammi con 60, 150 con 90. Vi faccio vedere come la preparo in vari video che vi allego qui dove c'è la I col pallino, qui. Bene, io qui ho i colori pronti, ho preparato la mia resina nelle giuste percentuali, ho versato un po' di resina in ognuno dei bicchieri e poi ho aggiunto o pigmenti, questi che sono propri della Resin Pro, oppure i miei pigmenti naturali, oppure la pasta colorante sempre inviatami dalla Resin Pro. Adesso cercherò di fare con voi delle ovette in maniera molto semplice, versando il pigmento all'interno dello stampo. Lo stampo che ho scelto è la confezione del Kinder Merendero, quindi fate mangiare un Kinder Merendero a vostro figlio, dopodiché avrete come lavorare. Verso un po' di un colore, poi all'interno di quello verso anche un altro colore, all'interno del quale verso anche un altro colore. Io non ho idea di come verrà la composizione dall'altra parte. Verso un po' di nero, certo le sto facendo con colori molto poco pasquali ma molto moderni, in modo che le calamite possano rimanere tutto l'anno affisse sui vostri frigoriferi. E comincio a muovere l'insieme. Prendo un pochino di bianco che ho sporcato con un po' di azzurro e verso e continuo così la mia catena di immissione del colore. Facciamolo riposare in orizzontale finché non si sarà perfettamente asciugato, dopodiché tiriamolo fuori dalla formina e vediamo qual è il risultato. Incrociamo le dita. Questo ne faccio uno meno variegato. Con gli acrilici asciugano prima, fanno reazione un po' prima che non con i pigmenti o con le paste colorate. Bene, questo a base bianca, ora varieghiamolo sul fondo. Speriamo abbia mantenuto anche lui una fantasia sulla parte anteriore. Su questa aggiungo anche della resina trasparente per aggiungere, ok, il bordo. Alla fine, dopo un po', aggiungo anche della resina trasparente per aumentarne il volume
senza sprecare ulteriore colore. Vediamo cosa ne viene fuori. Spostiamole di là e lasciamole asciugare. È tempo di covare. Passata la notte, covate le uova. Adesso vediamo se le nostre uova hanno un aspetto bello anche sul davanti. Lo scopriremo insieme. Stacchiamo i bordi dalle nostre creazioni in resina. Speriamo che sia venuta gradevole anche la parte anteriore. Farle uscire non è per niente semplice, bisogna lavorare un pochino e staccare piano piano, poi fare leva lì dove si apre la formina, quindi molte formine andranno perse. Posso anche aiutarmi con le forbici, quindi decidere io di sacrificare la formina. Sacrificare la formina vi darà la scusa per mangiare un altro merendero e voilà, bellissimo! Wow, guardate che bello, molto molto particolare. Bellissimo, vediamo l'altro. Ok, è uscito. Eccolo qua. Ed eccolo, anche questo molto molto bello, mi piacciono tantissimo. Sembrano uova in alabastro, veramente molto belle. Volendo si possono anche unire in un unico uovo, sempre con la resina, facendole naturalmente dello stesso colore, ma io devo dire che così a mo' di calamita mi piacciono un sacco. Adesso con la colla a caldo appiccicherò la mia calamita e le trasformerò per una Pasqua super fashion, ma che belli! Degli oggetti davvero particolari e poi delle piccole opere d'arte tutte differenti, no? Mi piacciono moltissimo, moltissimo. Adesso con la colla a caldo o con l'attaccatutto metto un pizzico di colla sul retro e attacco la mia super calamita pronta per essere regalata come cadeau di Pasqua. Io le trovo un'idea nuova e deliziosa. Potete sbizzarrirvi con i colori, io non sono stata molto pasqualizia in questi colori perché sinceramente li vedo più come oggettini di design, quindi sono stata un pochettino più da arredo, però potete farli anche con i toni del rosa, dell'azzurro chiaro, del giallino, insomma sbizzarrite la vostra creatività e create le vostre calamite in resina. Sono bellissime e bellissime anche come fermacarta, devo dire, anche più grandi sono le fermacarta stupendi, anche a forma di pietra, anche a forma di cabochon enorme, veramente veramente belli, mi piacciono, approvati, ci vediamo dopo le foto, ciao! Visto che belle le nostre uova decorate con la fluid painting, non avrei mai pensato sarebbero venute così belle, è invece una sorpresa. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così fatemelo capire regalandomi un pollice in su e condividendo il video sulla vostra pagina Facebook. Venitemi a trovare anche sui miei altri canali, Ombrette 2 Cuore 1 K, iscrivetevi ad Arte per Te se non siete ancora iscritti e soprattutto ci vediamo sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, ciao, alla prossima!